Mostra-te onde você vai. Della Virgin Cup, benvenuti allo Sport City. Sotto il diluvio si affrontano per la quarta giornata Trifolks e Sunderland. Gira il pallone, attenzione il tocco e c'è calcio di punizione per il Trifolks. Proverà Tramontana col numero 21. Tramontana aggira la barriera, 1-0 del Trifolks, bellissimo gol. Palla che giunge a Flores, Flores col mancino, palla il portiere e poi Alessandroli a porta vuota, mette fuori. Calcio d'angolo, Flores riceve, salta l'avversario Flores, poi prova col mancino, respinge Daino, poi Gaudino, soffia il pallone all'estremo difensore, 2-0 Trifolks. Lancio lungo a cercare Fiammelli. Errore difensivo, Fiammelli è solo in aria, il tiro strozzato parato da Daino. Ancora Fiammelli, il tiro, gran parata di Daino. Calcio di punizione di Nota col destro, respinge delle chiaie. Flores riceve il pallone, ancora Flores cerca il compagno. In difesa poi riescono a ottenere il pallone, attenzione Flores, soffia il pallone al difensore, Flores sul primo palo, ma che errore difensivo del numero 4, Robert Bonta. Io e la mia palma, ci mettiamo sotto a prendere. Lancio lungo a cercare Alessandroni col mancino, gran gol, è il 4-0 di Alessandroni. Palla per il compagno, la scivolata. Si continua a giocare, il tocco, attenzione, è il secondo probabilmente, cartellino giallo, è così, espulsione per Manfredi del Trifolks. Di Marco proverà a realizzare, Di Marco sotto la barriera, il gol della bandiera del Sunderland, lo segna Di Marco, 4-1. Sotto il diluvio, non c'è più tempo qui allo Sport City. Il Trifolks vince 4-1 contro il Sunderland. Allora, abbiamo iniziato la partita molto bene. Intanto faccio i complimenti al mister e allo staff che hanno costruito un bel progetto prendendo tantissimi buoni giocatori. E la partita oggi era un derby per noi, derby molto sentito. Abbiamo iniziato benissimo, tenevamo il possesso palla, poi siamo subito passati in vantaggio grazie a un gran bel calcio di punizione. Abbiamo tenuto il controllo della partita tutto il primo tempo, tranne gli ultimi 5 minuti. Forse è stata un po' la stanchezza, loro ci hanno messo un po' sotto gli ultimi 5 minuti, però dopo il secondo tempo siamo riusciti alla grande.